La tabella seguente riassume i principi della termodinamica. Principio 0, se un corpo A è in equilibrio termico con C e anche un altro B è in equilibrio termico con C, A e B risultano in equilibrio termico tra loro. Quindi il principio 0 della termodinamica è sull'equilibrio termico tra due oggetti, in pratica. Primo principio, l'energia totale di un sistema si conserva tenendo conto anche del calore. Io di solito lo scrivo con la formula rovesciata: il calore scambiato da un sistema termodinamico, scambiato con l'ambiente esterno, è uguale alla somma del lavoro compiuto o subito dal sistema termodinamico più la variazione, che può essere un aumento o una diminuzione, della sua energia interna. Tipicamente il sistema termodinamico è un gas perfetto, che riceve o cede calore dall'ambiente esterno, compie lavoro o subisce lavoro, compie se si espande, subisce se si comprime verso l'ambiente esterno, e cambia la sua energia interna, per esempio l'aumenta, la diminuisce, possono essere anche zero queste quantità. Il gas può non scambiare calore, allora parliamo di adiabatiche. Il gas può non compiere lavoro, allora parliamo di isocore. Il gas può non cambiare la sua energia interna e quindi la sua temperatura, allora parliamo di isoterme. Secondo principio della termodinamica, si può enunciare in vari modi. Enunciato di Kelvin, è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di assorbire una determinata quantità di calore, per esempio 100 joule, da un'unica sorgente, una sorgente calda in pratica, e trasformarla integralmente in lavoro. Come caso particolare di questo primo enunciato possiamo vedere l'enunciato 3. È impossibile realizzare una macchina termica con rendimento uguale a 1, perché questa macchina termica prenderebbe 100 joule di calore da un'unica sorgente e ci farebbe tutto lavoro, mentre invece una parte la deve comunque cedere a una sorgente più fredda, quindi c'è sempre del calore di scarto. L'enunciato di Clausius invece è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di fare passare calore da un corpo più freddo a uno più caldo, e anche questo enunciato si può esprimere anche in un altro modo, cioè è impossibile realizzare un frigorifero che prelevi calore da una sorgente fredda e lo sposti a una sorgente calda senza ricevere energia dall'esterno, senza ricevere lavoro per funzionare. Poi abbiamo l'enunciato che fa uso dell'entropia. Un sistema isolato, è importante che sia isolato, evolve spontaneamente sempre verso stati di equilibrio, verso la massima entropia. Quindi evolve sempre aumentando la sua entropia e raggiunge lo stato di equilibrio finale a cui corrisponde l'entropia massima. A quel punto l'entropia massima è mantenuta e non accadrà mai che spontaneamente il sistema si riorganizza, si riordina e diminuisce la sua entropia. Questo se è un sistema isolato, naturalmente, altrimenti i sistemi non isolati possono riordinarsi, ma a spese di un aumento dell'entropia dell'ambiente esterno. Infine abbiamo il terzo principio di Nernst: è impossibile raggiungere lo zero assoluto mediante un numero finito di trasformazioni.